Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Siccome Paolo Cevoli dal palco dell'Ares ora ha detto poca gnocca a Sanremo, noi le abbiamo portate tutte nel salottino di Radio Bruno. Una brava romagnola, proprio a provo. Benvenuta Ledeva. Ciao. Grazie. Quattro donne, io sono preoccupata, nonostante io sia una donna, perché insomma tanta energia, tanta carica, quattro percorsi diversi che nel 2016 si sono mescolati insieme. Cerchiamo di conoscervi velocemente meglio. Intanto anticipo, se non sbaglio, due di voi hanno calcato il palco dell'Ariston. Sì. Ok, alzate le mani, eccovi, presenti. Quindi già sapete insomma quello che si prova a stare qua. Poi talent, alzano le mani, aspetta. Presente. Talent ce l'ho, mi manca. X Factor e amici, giusto? Bene, sì. Perfetto, ho studiato, quindi sto facendo bella figura. Come fanno quattro ragazze, in comune sicuramente la passione per la musica, però percorsi diversi, facciamo un attimo un riepilogo, da che mondi venite, musicali intendo, al di là delle esperienze? Beh, io diciamo sono cresciuta con la musica jazz, il soul, eccetera, eccetera, poi da lì anche il pop. Insomma, quello è la fighettina del gruppo. No! Ok, perfetto, ce l'abbiamo. Presa. Io pop elettronico. Pop elettronico. Vabbè, ok. Pop rock. Metal progressive rock. Metal progressive rock, quindi a un certo punto. Però anche se. Originissime sono quelle. Le originissime da quelle, poi uno voglia, chiaramente incontra anche altre stelle. Quindi siete quattro universi. Come si sono fusi questi? Perché? In che modo vi siete incontrate? Non si sono mai fusi. Ci hanno offerto un milione e abbiamo detto perché no. Quindi per soldi? No, beh, una no, che mi soldi. Faccia. Perché l'unione fa la forza e abbiamo visto che comunque a unire quattro donne con belle cariche, belle sul pezzo. Però la domanda, lei dice, come fate con i vostri percorsi artistici diversi, no? Si fa, ed è anche bello, perché la mescolanza, sì, la ognuna mescolanza arricchisce, è un po' come il puzzle, no? Pezzi diversi che però si incastrano bene. Va trovata la chiave, ovviamente. Noi ancora la stiamo, no, sta scherzando, era sotto il tappeto, l'abbiamo trovata. E poi una canzone che vi ha unito, no? All'inizio del vostro percorso insieme, intendo, ce ne parlate? Sì, L'amore merita, una canzone manifesto contro l'omofobia, che era anche legata a un'associazione, la Gay Helpline, con un numero verde dove i ragazzi potevano chiamare. Questa canzone ci ha portato davvero molta fortuna, perché ha raggiunto il disco d'oro, insomma, quindi per noi è stata una grande soddisfazione, progetto nuovissimo. Tra l'altro pensavamo fosse una roba one shot, in realtà poi ci siamo trovate bene. Una roba one shot. Poi ci hanno fregato. Questo, insomma, vi siete trovate bene, ma dai, perché no, potremmo scrivere un pezzo. Due di voi sono autrici, giusto? Laura, giusto, tu sei l'altra? Sì, tutto, ho studiato, io studio, sono sul pezzo. Quindi due autrici, state cercando di coinvolgere anche una chiave a quattro, sì, nella scrittura. Stiamo proprio scrivendo. Non ci siamo mai dilettate sul lavoro, però nel nostro privato, insomma, anche noi abbiamo la nostra penna. Quindi, dovendo più o meno nella vostra mente immaginare una data di uscita del nuovo album, vi siete dati un traguardo? Ah, 2013. Perfetto, bene. Forse fine anno, si può dire. Così incredibilmente positivi. Forse fine anno, quindi sì. Insomma, c'è già del materiale allora. Assolutamente. Il discorso è che stiamo preparando l'album, perché noi vogliamo fare un album veramente importante. Scusate, ma la voce è un po' bassa perché non lo so se ti scusiamo, però perché avete fatto festa ieri sera. Siamo andati alla festa della nostra lo chiedano a te, non a me. Comunque no, a parte questo, no? Noi stiamo lavorando sull'album, è molto importante che sia perfetto, perché siamo appunto quattro mondi diversi che vanno uniti. Un po' lo scriviamo tra di noi, un po' i grandissimi autori, tra cui Marco Rettani, che segue, che è il capo autore, insomma, di tutti gli autori che ci seguono. E tra l'altro in gara saremo quest'anno con Patti Pravo. Esatto, tanta fortuna. Forza Marco.
e quindi di conseguenza insomma ci stiamo concentrando su questo, cioè, però il singolo è già pronto. Adesso dopo Sanremo ci troviamo con tutto lo staff e decidiamo quando fare il video, quando farlo uscire. Quindi possiamo già dire il titolo? Non lo sai. No, ma Laura è la spoileratrice del gruppo. Quindi se spingo su di lei tra poco su tutto. Noi eravamo sull'attenti, infatti, sperando che tra poco ti canta il nuovo album. Va bene, siccome non vi posso chiedere altro, chiudiamo con la domanda veramente difficile che sto per farvi e poi vi saluto. Avete ascoltato i brani di Sanremo? Sì. Allora, togliamo Patti Pravo e Briga, non vale perché c'è un'unione affettiva. Il brano che potreste inserire nella vostra playlist, c'è uno che vi sentite nelle vostre corde, negli ascolti che fate normalmente? Non vi chiedo quello più bello, attenzione, quello che ascoltereste. Io ne ho tre, ci sono già. Si può fare, vai. Si può fare? Silvestri, Cristicchi e Mahmood. Ok, quindi mi hai fatto il podio praticamente, il tuo podio ideale, no? Tre? Io sono d'accordissimo con lei. Quindi sottoscrivi. Allora, roba siamo tutte d'accordo. No, io no, ma fermi, manco attenzione. Io. Attenzione. Io già ho la mia playlist, li ho già scaricati. Patti Pravo e Briga, mi spiace, lo dico perché è la verità, vi faccio vedere il telefono. E Mahmood. Perfetto, quindi quello era fuori con quella fuori siete gara. Niente. Sui gusti possiamo musicali. Dire anche negativi, no, scherzo. No. Cioè, oddio, per me no. Sì, però dai, no, dai, non lo diciamo. Ce li diciamo dopo all'orecchio. Ragazze, grazie per esserci venuti a trovare. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.